Siamo con Geppino Fiorenza per ricordarci, diciamo, in questo 60esimo compleanno, diciamo, i 60 anni di Giancarlo Siani, una serie di attività della Fondazione Polis e di tante altre realtà lunedì al PAN. Sì, intanto appunto oggi è importante anche l'iniziativa che si svolge qua perché mantenere il punto e ricordare non solo Giancarlo nella sua gioventù, questa è la cosa più bella perché bisogna attualizzare, diciamo, l'esempio e l'idea di Giancarlo, quindi è un appuntamento fondamentale. Il 23 è il giorno del suo anniversario e noi facciamo tante iniziative. Innanzitutto domani, venerdì 20, ci sarà una conferenza stampa in sala giunta della Regione Campania per presentarlo con gli assessori Nino Daniele del Comune e Lucia Fortini. E poi appunto venerdì 23 alle 9:30, come sempre, alle rampe Siani si metteranno i fiori a cura del Comune di Napoli, del Sindaco De Magistris e poi alle 10:30 si inaugura la Sala della Meare di Giancarlo Siani e Sala della Memoria. Quindi questa è una cosa molto importante perché ci saranno anche fotografie di tutte le vittime di cui siamo riusciti a ottenere le foto, vittime di innocenti di criminalità. A seguire la premiazione degli autori di libri, giornalisti anche minacciati che riceveranno un riconoscimento e il targhe per le scuole che hanno lavorato producendo elaborati pensieri e riflessioni. Cosa più importante però sarà presentata la nascita della Fondazione Giancarlo Siani, perché sono esistite tante associazioni, comitati. Domani con la famiglia Siani e Gianmario, che è il nipote, sarà presidente di questa associazione, di questa fondazione, quindi sarà presentata ufficialmente il 23 e alle 15 invece l'Ordine dei giornalisti ha indetto un corso di formazione per giornalisti. Insomma, ci saranno tanti colleghi che discuteranno con gli autori vincitori del premio di quest'anno.